Buongiorno a tutti, grazie di questa bella presentazione, è importante. Sono molto lieta di avere una platea variegata e estremamente interessante. Sarò un po' provocatoria su alcuni concetti in particolar modo, cercando di dire e di riportare alla luce aspetti che riguardano questo territorio, in particolar modo il Sud Italia tutto. Allora, inizio facendo alcune considerazioni. Lasciatemi qualche minuto per parlare più in generale del turismo e fare alcune considerazioni di massima, per poi arrivare specificamente a parlare di che cosa oggi possiamo dire, che cosa possiamo fare per i prossimi anni. Allora, questa è una rosa che dimostra la complessità di questo settore, è un modello del 1981 che dimostra quanto il turismo includa tante attività. Io so che chi si occupa di turismo, soprattutto a livelli decisionali, importanti, si sente l'unico attore e la prima donna, però purtroppo la rappresentazione teatrale, se volessimo fare una similitudine del turismo, vede tanti tanti attori protagonisti sul palco. Non ce n'è uno, l'unico attore protagonista è il turismo e l'attrattività turistica, tutti gli altri sono parte dello spettacolo, quindi sia chi si occupa di studio o di formazione, ma anche chi si occupa di decisioni rispetto ai vari ambiti, economico, sociale, ambientale, alla mobilità e così via. Un altro aspetto che è emerso importante in questi ultimi anni è che forse è il caso anche di ribadire, che il turismo vende il territorio, il turismo non vende il pacchetto, quello è il tour operator che lo vende, il turismo vende il territorio tutto, con le cose belle, le cose brutte, le notizie sulla stampa di cronaca, le notizie di economia, vende tutto. Quindi forse è il caso di cominciare a pensare al turismo come un sistema di vasi comunicanti. Se viene fuori una notizia negativa o una bellissima notizia positiva o anche un film che fa vedere un territorio, tratta di un territorio, questo va ad impattare sull'attrattività e sull'immagine dello stesso. Quindi sostanzialmente il turismo vende il territorio, ma è il territorio che propone delle esperienze, non è un soggetto passivo il territorio, è il territorio che decide come organizzarsi e che cosa proporre, ed è il territorio che comunica al turista le sue proposte, sia direttamente che indirettamente, non dimentichiamocelo. Tante volte posso parlare male di qualcuno del Nord Italia, se non vi offendete, ancora rido o sorrido di una campagna fatta da Merano che si vende nel nord della Germania come il Mediterraneo d'Italia, il Mediterraneo dell'Europa. Merano va a proporsi ai turisti tedeschi di Berlino e del nord come un'area mediterranea, vivi l'esperienza autentica del Mediterraneo, Merano. Quindi potete immaginare, lo stanno facendo da anni, possiamo sorridere quanto vogliamo, ma di fatto si stanno vendendo ai tedeschi come, comunque stanno cercando di valorizzare quello che può essere un elemento dell'italianità o delle caratteristiche dell'Italia. Allora, non dimentichiamoci che tutti questi soggetti che sono coinvolti sono soggetti attivi, ma soprattutto che ognuno ha i suoi bisogni, che sono diversi dagli altri. I turisti hanno bisogni diversi dagli operatori turistici, hanno bisogni diversi dai cittadini e hanno bisogni diversi dall'amministrazione pubblica e così via. Ciascuno è portatore di un proprio sistema di bisogni. Il bello, se vogliamo, o l'importanza del turismo è che se lo vediamo come un sistema, allora ci rendiamo conto che forse ciascuno può soddisfare i suoi bisogni e tutto il sistema può trarne vantaggio. Adesso vedremo man mano come. Qualche dato? Allora, giusto per ricordarci di che settore stiamo parlando, l'Organizzazione Mondiale del Turismo continua a dire che il turismo crescerà. Questa è una previsione fino al 2020, e nel 2012, come saprete, abbiamo superato a livello mondiale il miliardo di arrivi internazionali, nel 2020 si prevede che continuerà a crescere. Beh, è una bella curva questa per un settore economico, una curva che cresce, che continua a crescere. Però andiamo a vedere come può crescere. Questa è sempre l'Organizzazione Mondiale del Turismo che formula delle previsioni e ci dice, attenzione, la crescita può essere una forbice, l'ultima parte, questa parte qui, più o meno ampia, da 1,4 miliardi a 2 miliardi di turismo a seconda di come alcuni fattori andranno. Uno dei fattori che viene considerato determinante sulla crescita è il trasporto aereo. Perché? Perché oggi, contrariamente a quello che molti aeroporti pensano, non è il primo mezzo di trasporto turistico. Più del 60%, ma oltre, del trasporto turistico è via auto, via terra, via pullman, non è assolutamente via aereo. I prezzi sono ancora alti, per cui
Secondo l'Organizzazione Mondiale del Turismo, i flussi potranno crescere da 1,4 miliardi a 1,6 miliardi. Sicuramente le loro previsioni sono che a 1,4 miliardi, se la situazione resta così com'è, ci arriviamo, 1,6 miliardi, si può arrivare anche a 2 miliardi se si riducono i costi del trasporto aereo. Vedremo che significa. Non significa investiamo negli aeroporti, non è questo il messaggio, tutt'altro. Anzi, andiamoli a selezionare forse. Significa semplicemente che il trasporto aereo può essere una spinta propulsiva, ma non è che è la spinta allo sviluppo di una destinazione. Può essere una spinta al viaggio, ma non allo sviluppo di una destinazione. Insisto su questo perché altrimenti veramente si pensa che investiamo nell'aeroporto, arrivano tanti turisti e via che c'è lo sviluppo. Non è così. Poi ci sono tanti esempi in Italia. Adesso non lo volevo dire, però lo dirò, ne parlavo prima con il direttore, c'era un volo Pescara a New York, che io immagino avrà portato tanti di quegli americani a Pescara che non sapevano dove metterli. Quindi questo per dire in maniera anche provocatoria. Quali sono le aree? Beh, noi siamo una destinazione turistica matura. Secondo l'Organizzazione Mondiale del Turismo, ma non solo, basta andare a vedere i tassi, io leggo ancora i giornali che dicono il turismo in Italia è cresciuto dello 0, dramma, situazione drammatica. Noi siamo una destinazione turistica matura come paese. Quando chi conosce, chi sa che significa, o comunque tutti lo viviamo, il ciclo di vita di un prodotto, sappiamo che a un certo punto, oltre a un certo livello, certe domande non possono crescere. Pensate alla domanda dei telefonini, non è che noi possiamo aumentare l'acquisto dei telefonini, possiamo aumentare la frequenza dell'acquisto dei telefonini, ma più di avere uno o due telefonini a testa, con 4 o 5 telefonini diventa una non vita, visto che il telefonino ormai fa quasi tutto. Per cui che succede? Teniamo presente che l'Europa è la prima destinazione turistica al mondo, l'Europa che ha la quota di mercato più alta, e che l'Europa è la prima destinazione al mondo perché la maggior parte dei turisti sono turisti domestici europei. Cioè noi siamo all'interno del territorio più importante dal punto di vista turistico perché gli europei viaggiano molto all'interno dell'Europa. Quindi non è il turismo intercontinentale quello che fa essere l'Europa prima destinazione turistica al mondo, ma è quello europeo. Dico questo perché, sempre in maniera polemica, perché mi è capitato in questi anni di vedere molte iniziative volte a dire andiamo a prendere i cinesi, il grande turismo del futuro, andiamo a prendere gli indiani, andiamo ai famosi paesi BRICS al di là della Russia, andiamo a prendere i sudamericani, e non si è tenuto conto che è vero che questi mercati sono in crescita e possono sviluppare un potenziale importante, ma è anche vero che ci si è persi qual è il proprio mercato di riferimento. In alcuni, soprattutto in alcune aree, in alcuni segmenti di mercato, ci si è dimenticati che comunque a livello di turismo straniero ancora sono i tedeschi, i francesi, gli spagnoli, stanno un po' crescendo i russi, ma la dimensione è ancora piccola, che determinano gli arrivi internazionali in Italia. Quindi dico questo perché quando parliamo di turismo non dobbiamo mai dimenticarci dove siamo, lo diceva ieri il dottor Perri, mai dimenticarci dove siamo. Siamo sicuramente nell'area più sviluppata turisticamente, ma siamo anche una destinazione immatura. Certo, questo non si può dire per il Sud, e questa è una grande opportunità. La mia tesi di fondo è qualcosa che volevo condividere anche a livello di pensiero, che poi sta emergendo da questo importante progetto, è questa. È vero, il Sud è indietro, se oggi lo andiamo a vedere, è indietro rispetto alle potenzialità di sviluppo turistiche. Ma invece che correre per andare a raggiungere chi è un po' più avanti, il Sud ha la più grande opportunità, secondo me, capitata negli ultimi 20 anni o 30 anni dal punto di vista turistico. Può fare tesoro degli errori che hanno commesso le altre destinazioni. Guardate la Spagna con lo sfruttamento delle coste, per esempio, guardate la Grecia. Può fare tesoro di questi errori e avvalersene per fare un salto in avanti. Noi possiamo andare a vedere gli errori che altre hanno commesso e possiamo non commettere gli stessi errori. Perché dobbiamo andare avanti in una logica di sviluppo secondo la stessa linea che hanno fatto gli altri? Ieri parlavamo di discontinuità e di rottura. Questa è una grande opportunità. Andiamo a vedere dove ha sbagliato la Spagna. Andiamo con la speculazione edilizia. Andiamo a vedere dove la Spagna ha fatto bene, soprattutto per ciò che concerne alcune isole. Andiamo a vedere che cosa ha fatto di buono la Francia o sbagliato la Francia per poter non commettere gli stessi errori ma adattarle alle nostre esigenze e crescere.
Quindi questa, secondo me, ieri ne parlavamo su ottimismo e pessimismo. In termini ottimisti è la più grande opportunità che c'è in una situazione di crisi come quella attuale, quella di poter fare un salto in avanti di rottura. Quindi, per concludere questa parte introduttiva, volevo farvi vedere come gli altri ci vedono. Ieri parlavamo dell'importanza di mettersi nelle scarpe dei propri clienti. Allora, come ci vedono gli altri? Noi, anche ieri questo aspetto è venuto fuori, ci vediamo come una bellissima destinazione, noi abbiamo le attrattive, siamo il paese con il maggior patrimonio UNESCO al mondo, abbiamo delle bellissime attrattive, ma come ci percepiscono? Allora, questa è un'analisi che viene fatta da diversi anni ormai, che va a valutare la percezione del brand, come gli altri vedono l'Italia. Nel 2008 eravamo al quarto posto, nel 2009 eravamo al sesto posto, nel 2009-10 eravamo al dodicesimo posto, nel 2012-13 al quindicesimo posto, guardate chi sono al primo posto, tutte destinazioni non turistiche, ma la valutazione non è solo turistica. Andiamo a vedere dov'è che siamo scarsi. Allora, noi siamo scarsi in tutto ciò, al 23° posto, in tutto ciò che è creazione di valore per i residenti e per i cittadini, cioè si vive bene, c'è un'accessibilità ai servizi, c'è la disponibilità di servizi, 23° posto. Per quanto riguarda la qualità della vita, 21° posto. Per quanto riguarda la qualità diciamo delle interazioni di business, cioè un buon posto dove fare business, 23° posto. Per quanto riguarda il patrimonio storico, artistico e culturale, 1° posto. Per quanto riguarda il turismo, 1° posto come percezione, quindi è vero che secondo i flussi turistici l'Italia è scesa al 5° o al 6° posto, ma la percezione è che noi siamo un paese che ha un'immagine turistica fortissima. Andiamo a vedere nello specifico del turismo. Allora, la storia, siamo al 1° posto, in barba all'Egitto, scusatemi, però nonostante l'Egitto abbia un patrimonio notevole, l'autenticità non ci siamo. Noi non veniamo percepiti come autentici, cosa che vedremo, che secondo me è quello che è emerso dalle discussioni di ieri, è forte, è importante in questa direzione, l'autenticità è uno degli aspetti che caratterizza il Sud. L'arte e la cultura siamo al 1° posto, le bellezze naturali siamo all'11° posto e va benissimo, certo al 1° posto c'è la Svizzera, ho dei seri dubbi, però va benissimo. Rispetto all'ospitalità scendiamo sempre come percezioni al 5° posto, adesso Mauritius, dopo che ci è andato in viaggio di nozze George Clooney, diventerà la destinazione più ambita. Come attrazioni siamo al 3° posto. Quindi che succede? Sicuramente come food siamo al 1° posto. Allora noi abbiamo, è vero, un'immagine molto forte dal punto di vista turistico. Notate che l'Italia è al 1° posto come cibo, saprete tutti che la Francia ha avuto riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio mondiale dell'umanità la cucina francese, mentre noi dopo vari tentativi abbiamo riconosciuta la dieta mediterranea, che però include Italia, Spagna, Marocco, Cipro, Grecia e credo Croazia, se non erro. Quindi, come dire, teoricamente la Francia ha un appeal maggiore, però noi siamo al 1° posto per il food. Le analisi semantiche, cioè delle parole utilizzate per descrivere l'Italia da parte dei turisti, sono state sconvolgenti. Noi siamo abituati appunto a vedere le cose dal nostro punto di vista. Ci sono due ricerche di cui vi riporto la sintesi. La prima è una ricerca che abbiamo fatto noi come Sapienza sulla qualità dello shopping per i turisti al centro storico di Roma. Bene, in maniera sconvolgente è emerso che per gli italiani fare shopping al centro storico è un'esperienza meravigliosa, per gli stranieri non è così importante, l'importante è la varietà dei negozi. Noi eravamo convinti che da uno shopping center, cioè da un centro commerciale rispetto a un centro storico, ci fosse una differenza abissale, lo era per gli italiani, non sempre per gli stranieri. Ieri è emerso questo aspetto, che non sempre gli stranieri sono acculturati o conoscono o percepiscono il valore di ciò che vedono. C'era qualcuno che ieri diceva, tante volte quando vedono un palazzo, magari antico, pensano solo che sia vecchio o scomodo o non funzionale. Questo c'è nel turismo, non dobbiamo dimenticarcelo. L'altra ricerca interessante che è venuta fuori è quella che ha riportato il fatto che appunto nel caso degli stranieri, della percezione degli stranieri, se noi mettiamo a confronto l'attrattività rispetto ai servizi, cioè la fruizione,
viene fuori che come attrattività siamo il paese che sta al primo posto, ma quando questo viene messo in relazione con i servizi scendiamo di posizione. Noi pensiamo che sia sufficiente avere un bel luogo da vedere, un bel paesaggio, e che questo possa compensare le carenze di una serie di altri servizi. Non è così, non è più così. C'è stato qualche anno fa la fuga, una decina d'anni fa circa, dei manager tedeschi appassionati di vela. Dal nord Italia, quindi dal Veneto sostanzialmente, hanno spostato le loro barche in Croazia, non per un problema di tasse, di costi, no. Sapete qual è stata la prima risposta che i manager hanno dato? Perché l'hanno spostata? Perché dalla Croazia avevano la certezza dei servizi e degli spostamenti. Hanno detto sicuramente non abbiamo il rischio che c'è uno sciopero e non riesco a rientrare. Sono cambiate molte cose da 10 anni a questa parte, però noi tendiamo a sottovalutare l'importanza del servizio che viene erogato ai turisti e a pensare che la bellezza di questo paese o la nostra ospitalità personale, intendo, il nostro stile di vita siano sufficienti a compensare il fatto che il servizio non c'è o che c'è una scarsità di servizio o che c'è un rapporto qualità-prezzo non sempre buono. Allora, che cosa si può fare? Intanto ripropongo questa slide che abbiamo visto anche ieri, intanto si può cominciare a pensare che il turismo non è un luogo per prime donne che tengono la scena da sole. Ci sono tanti attori e ciascuno avrà il suo monologo nella rappresentazione, ma la rappresentazione, non a caso faccio questo confronto, uno spettacolo teatrale funziona solo se il primo attore e i primi attori hanno il supporto di tutta la troupe, degli elettricisti, dei tecnici, di chi si occupa della musica, di chi si occupa delle luci, di tutti e degli altri attori. Invece sembra che nel turismo questo non sia rilevante. No, proviamo a immaginarci come come dover fare una rappresentazione teatrale, come una troupe teatrale. Proviamo a vederla così. Allora è ovvio che ci sarà una volta che sarò io protagonista sul palcoscenico e ci saranno altre volte che ci saranno altri soggetti, ma i clienti, gli spettatori saranno soddisfatti se non ci saranno stonature nella rappresentazione. Insisto molto su questo aspetto perché non è una cosa irraggiungibile, ma è un approccio sistemico al turismo. Allora, gli operatori, le destinazioni, ho scritto semplicemente DMO, Destination Management Organization, pensando a tutti gli attori pubblici e turisti, sono come una serie di ingranaggi, sono vasi comunicanti, dove tanto il turista se ne accorge, se avete visto l'Italia non c'è tra i primi 15 in termini di autenticità, se ne accorge se l'offerta è un'offerta fatta ad hoc per i turisti, i famosi menù, a prezzi diversi tra residenti e turisti, la stessa cosa, il residente lo paga il 20% in meno, il turista il 50% in più, il 20% in più. Quindi che cosa si può fare? Intanto avere un approccio sistemico. Pensare che questo ingranaggio funziona se tutti recitano la loro parte, il loro ruolo. Non si può pensare di andare da soli. Quali scenari? Beh, possiamo immaginare uno sviluppo che ha caratterizzato, mi dispiace dirlo, ma parecchio l'Italia, in particolare il Sud Italia, uno sviluppo incontrollato e senza identità. Io qui ho evidenziato una fantastica costruzione estremamente impattante, non dico dov'è, e volutamente non ho preso costruzioni che potessero essere ricollocate, però estremamente impattante in un ambiente naturale. Fare una struttura di 4, 5, 6 piani come questa in un ambiente naturale sicuramente è una scelta scellerata. Poi il turismo si potrà anche sviluppare perché magari la struttura ha una buona attività commerciale di vendita, ma sicuramente non si sviluppa il territorio, non in maniera sostenibile. Si può scegliere verso l'immobilismo. Io ho messo non a caso l'Enit, il point di cui si parlava ieri, e alcuni tweet, mi dispiace, alcuni tweet del nostro ministro attuale, perché l'Italia in questo momento è ferma, immobile. Ci troviamo di fronte ad una scarsa flessibilità e ad un immobilismo. Quali sono le conseguenze? Sovrapposizioni di politiche, più soggetti che prendono decisioni nella stessa materia, spreco di risorse e soprattutto non si raggiungono gli obiettivi. Noi vediamo, si discute molto dell'Enit, si discute del ruolo dell'Enit, l'Enit è commissariata da 10 anni, almeno 3 commissari, tutti con competenze diverse, il penultimo si occupava credo di credito finanziario banche, l'attuale si occupa di tutt'altra cosa, cioè si pensa che in questo settore non servano competenze specifiche, ma è come se io andassi adesso ad occuparmi di ingegneria nucleare, non ho la più pallida idea.
Quindi ci troviamo in un paese immobile, dove ancora le competenze sono parcellizzate e dove, non essendoci un approccio sistemico, queste producono soltanto spreco e dispersione di risorse, non risultati. Penso appunto ai vari soggetti che qui sono citati, al POIN di cui si parlava ieri. 1,5 miliardi, diceva ieri Cipollini, che non è stato utilizzato, solo parzialmente utilizzato, in cui intorno ad un tavolo c'erano credo non più di 30 persone, non sono state in grado di fare un piano. Un altro aspetto che vorrei evidenziare, che riguarda in particolar modo questa iniziativa, dove finalmente si passa dalla pianificazione alla pratica. Sono tanti anni che mi occupo di turismo e mi è capitato di fare tantissimi piani di sviluppo turistico come università, come centro studi, ma quanto è brutto vedere che questi piani vengono presi e messi nei cassetti. Io dico che l'Italia è il paese della definizione delle strategie, dopodiché o per mancanza di tempo, perché gli orizzonti politici sono almeno a 5 anni, mentre quelli del turismo non possono essere a 5 anni, o perché non si vuole rischiare, i piani applicativi non si fanno. Non si mette in pratica ciò che tanti hanno scritto. Ieri facevo l'esempio, parlando con alcuni, del fatto che quando abbiamo avuto Monti come Presidente del Consiglio, ha dato un incarico di oltre 500.000 euro, se non erro, ad una delle più grosse società di consulenza a livello mondiale, la General Electric McKinsey, per fare il piano strategico di sviluppo turistico. L'ha fatto, se voi lo leggete online, se voi lo leggete, sono online le slide, non le 500 pagine di piano, non c'è, è ineccepibile, nel senso, dal punto di vista metodologico è rigoroso e logico. Peccato che non tiene conto di chi siamo noi, della nostra cultura o del nostro approccio. In ogni caso è rimasto lì, non ha nessuna attuazione, 500.000 euro, nessuna attuazione. E questo va dall'Italia al singolo comune. Quindi quali scenari? Beh, la mia proposta è questa: uno sviluppo virtuoso e sostenibile si può raggiungere, però immaginiamo di mettere insieme i soggetti in una logica sistemica, quindi l'accessibilità e la mobilità è una componente importante, ma non è l'unica. Rete Destinazione Sud può essere un altro importante attore, anzi in questo momento è il propulsore, e le politiche di valorizzazione. L'approccio sistemico è questo: mischiamo dentro un imbuto da cui esce un unico soggetto, un'unica sostanza, non 3 soggetti diversi, la Destinazione Sud. Mi avvio alla conclusione, dicendo che la rete, io credo che noi ci troviamo qua ormai, da quello che ho capito dobbiamo salire sull'arca di Noè, anzi siamo fortunati già che abbiamo un'arca su cui salire, esatto, siamo fortunati che abbiamo anche un'arca che galleggia, quindi, e che possiamo salirci. Bene, la rete secondo me può essere un volano di sviluppo. La considerazione, la riflessione è questa: non è importante da dove parta lo sviluppo, se in questo momento c'è una rete mista, pubblico-privato, che fa da soggetto propulsore, va benissimo, questa rete può essere il soggetto che traina la parte di accessibilità, mobilità e le politiche. Non è importante, perché in una logica sistemica è importante da dove si parte in termini di tempi di realizzazione e in termini di velocità, ma se l'impulso arriva dalla rete va benissimo, anzi ben venga, perché vuol dire che c'è già un soggetto che è impegnato in questo. Concludo con quelle che secondo me sono delle opportunità importantissime. Ribadisco che a mio avviso e per mia esperienza, dopo tanti anni che mi occupo di turismo, in questa grande crisi forse ci sono alcune delle più grandi opportunità che negli ultimi 30 anni effettivamente dal punto di vista turistico l'Italia ha avuto. Intanto la prima opportunità è che il Sud ha un'identità forte, anche al di là dei campanilismi c'è un'identità forte e una importante autenticità. Ciò che i turisti apprezzano è la nostra spontaneità, autenticità. Attenzione, spontaneità non vuol dire improvvisazione, sono 2 cose molto diverse. Noi non dobbiamo improvvisare. L'autenticità è in qualche modo aiutare le persone a immergersi nell'esperienza del Sud. Vi faccio un esempio. Qualche anno fa, trovandomi con la famiglia a Ostuni, avendo una figlia piccola, alle 7 eravamo pronti per andare a cena. Eravamo noi, tutte le famiglie con bambini piccoli, e gli stranieri che giravano alla ricerca disperata di un ristorante per andare a cena, tutti chiusi, perché nella cultura e nell'approccio, io non lo sto criticando, anzi poi è stato elemento di valorizzazione, si torna dal mare quando fa buio, quindi prima delle 9 i ristoranti non aprono, perché la cucina apre alle 7, 7 e mezzo. Però se il turista questo non lo sa,
che fa parte dello stile di vita, non è che adesso bisogna subito far aprire tutti i ristoranti alle 7, no, può essere sufficiente dire al turista: immergiti nell'esperienza mediterranea, dove il sole, la luce e il mare sono componenti di questa esperienza. Allora le persone non si lamentano che trovano i ristoranti chiusi, perché hanno capito perché, ma se noi non lo diciamo diventa difficile. Quindi lavorare, come si diceva ieri, su un approccio esperienziale, sulla proposta di esperienze, perché le persone mettono sempre le proprie emozioni e sempre di più nelle scelte che fanno, tanto più nel turismo. Se faccio un viaggio l'anno e è pessimo, mi sono rovinata la vacanza più importante dell'anno. Quindi è importante tener conto che noi non abbiamo di fronte persone che valutano semplicemente che mi dai, quanto spendo, no, ma anche come me lo dai, come mi fai sentire. Secondo aspetto, qui riporto le conclusioni emerse ieri dall'intervento di Claudio Cipollini: l'organizzazione. Bisogna organizzarsi. I servizi non possono essere improvvisati, serve un'organizzazione. Un'organizzazione che non può venire da un attore, ci può essere un regista, ma l'organizzazione deve coinvolgere tutti. Serve un'organizzazione. Un'organizzazione delle attività che metta in pratica quella che è la vision di un territorio. E poi, secondo me, questa è una grande opportunità, sicuramente richiede molto impegno. Io sono ottimista, per cui ho messo European Destination of Excellence, per cui secondo me la destinazione sud può diventare un'eccellenza europea, ma serve impegno ed è una grande sfida. È una grande sfida che però coinvolge tutti, incluso il sindaco del comune, che deve far formazione, formare in inglese, far studiare l'inglese ai vigili. Io dico questo perché 20 anni fa questo era il mantra del turismo: facciamo studiare l'inglese ai vigili perché non sanno dare le indicazioni in una lingua diversa dall'italiano. Oggi diciamo, traduciamo i siti, perché se ci vogliamo rivolgere al turismo russo e il sito non è russo, forse il turismo russo non lo vogliamo. Quindi l'impegno e la sfida, con la consapevolezza che abbiamo dei limiti da superare. Non possiamo pensare che ciascuno però questo lo possa fare da solo. Bene, io mi fermo qui, ho concluso l'intervento, spero di aver dato qualche stimolo e scusate la foga, ma ci credo veramente moltissimo a questo progetto.